Bene, buongiorno a tutti voi. Quest'anno gli auguri di Pasqua partono da un luogo che noi abbiamo a definire un po' come il cuore della diocesi. È il seminario minore, oggi centro vocazionale, comunità vocazionale. Perché vogliamo dare a questo augurio di Pasqua il senso di una vita che viene vissuta ascoltando, ecco, la voce del Signore, per ritrovare questa vita che apparentemente si perde, per ritrovarla in una nuova dimensione, quella di un'esistenza donata per gli altri. Ecco, qui, come vedete, vicino a me ci sono appunto dei ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. I più grandi sono, il loro cammino vocazionale è stato compiendo nel seminario di Molfetta, seminario regionale, mentre i più piccoli sono qui appunto nel centro vocazionale, ma da vocazionale del seminario. In questo anno, in cui la Chiesa ha dedicato una particolare attenzione ai giovani, sia con il sinodo ad ottobre, sia anche con il documento finale del sinodo firmato da Papa Francesco, dal titolo significativo Cristo vive. Il documento preparatorio aveva un suo titolo: I giovani, la fede, il discernimento. Allora vuol dire che vivere la Pasqua quest'anno, gioire per la risurrezione del Signore, significa comprendere che la vita rinasce, questa nuova creatura che viene fuori dalla fonte battesimale, è appunto una vita nuova se va dietro, mette i propri passi sui passi di Gesù, e poi diventa anche un momento, un gesto di offerta per gli altri. I giovani che si preparano ad una, diciamo, eventuale scelta definitiva per la loro vita, intendono questa loro rinascita in Cristo come un mettere la propria vita a sua disposizione, no? In una risposta diversa da quella che il giovane ricco diede a Gesù, quando gli chiese che cosa avrebbe dovuto fare per essere perfetto. E Gesù gli disse: tu sei un giovane, osserva i comandamenti. Il giovane gli rispose: l'osservanza dei comandamenti non gli bastava, aveva bisogno di qualcosa di più forte, di più profondo, che trasformasse la sua vita. E Gesù gli rispose, se tu vuoi essere proprio un giovane che va in profondità, vuole trasformare la sua vita, vuole rinascere, ecco, a te dico: vai a casa tua, vendi tutto quello che hai, liberati dalle cose, rinuncia a queste ricchezze e poi vieni e seguimi. Ecco, io chiedo per esempio a Michele, che è al quinto anno di liturgia, ma a questa scelta ti fa paura? Utilizzo una frase di Don Torino Bello, che l'ho letta qualche tempo fa su uno dei suoi libri, e diceva: se dicessi che non ho paura, sarei ipocrita, ed è così. Però c'è quella bellezza per sapere che tutto quello che fai, che tutto quello che stai facendo è seguito, è sostenuto ed è segnato da quel Cristo che vive. E invece appunto chiedo ad uno dei più giovani, chiedo a Nicola, questo sorriso, diciamo,
È un sorriso veramente di Pasqua, di gioia, di resurrezione, di questa vita che vuole, intende, ecco, se così il Signore vorrà seguirlo. Che dice? Sì, perché comunque il periodo della Pasqua è il momento in cui ognuno di noi può risorgere. Risorgere sia come è risorto Gesù, ma risorgere anche dal buio della nostra morte interiore, dal buio che ognuno di noi si porta dentro. E quindi secondo me sarebbe molto bello continuare a seguire il Signore e spero che mi possa chiamare. E invece poi c'è Paolo che sta terminando il suo percorso di formazione e ti chiedo solo se questa prospettiva di una vita vissuta seguendo il Signore vale la pena di viverla così. Certo che vale la pena, perché sì, è vero, è proprio come questo dinamismo di Pasqua, un po' morire a se stessi, però poi rinascere per la gente, per che ti accoglie. Io ora sto vivendo questa nuova fase, e quindi ora in una parrocchia, e donarsi agli altri è ciò che fa dire che, Signore, è bello stare con te e seguirti. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Ecco, io credo che, vedendo un po' voi, no, oggi, ormai a pochi giorni dalla Pasqua del Signore, ecco, davvero, vorrei augurare a voi, vorrei augurare un po' a tutti coloro che ci stanno ascoltando, a coloro che condividono con noi in questa nostra diocesi la Pasqua del Signore, anche a quanti forse si stanno interrogando su cosa significhi la risurrezione del Signore. Augurare davvero di essere gemme sul ramo della vita che poi in qualche modo sbocceranno, si apriranno, ed è importante che questa apertura possa offrire ecco la certezza che davvero chi crede in Gesù Cristo, ecco, davvero non muore mai, vive sempre, perché questo è il messaggio che la Pasqua del Signore ci lascia. Ed è in questa visione così luminosa, così profumata, ecco, della nostra vita, della nostra fede, vogliamo dire un po' a tutti noi insieme: buona e santa Pasqua.